Il corpo eucaristico di Cristo sepolto sotto le macerie del terremoto. Lo aveva ricordato Benedetto XVI nell'Angelus della Domenica del Corpus Domini e con la sua breve visita ai luoghi terremotati il Papa ha voluto sostare in preghiera davanti alla chiesa di Rovereto, in cui è tuttora conservato sotto un cumulo di macerie il sacramento della presenza e del sacrificio di Cristo. Proprio all'interno di quell'edificio sacro, durante la seconda terribile scossa del 29 maggio, ha perso la vita il parroco Don Ivan Martini nel tentativo di mettere al riparo la statua della Vergine Maria, quella semplice immagine che è rimasta sempre a fianco del Papa nel suo incontro con la popolazione. Benedetto XVI era atterrato con qualche minuto di ritardo nel campo sportivo di San Marino, alla periferia di Carpi. Probabilmente ha voluto approfittare per compiere un sopralluogo aereo alle zone così profondamente colpite. Ad accoglierlo il vescovo di Carpi, Monsignor Francesco Cavina. La diocesi di Carpi, tra tutte, è quella più segnata dalle distruzioni, compresa la cattedrale e il palazzo episcopale. Un mezzo della protezione civile è stato trasformato in papa mobile per consentire al pontefice di salutare lungo il breve tragitto le tante persone accorse per ricevere la sua benedizione. È difficile poter parlare di accoglienza festosa in un contesto di questo genere, ma il Papa ha fatto sapere di essere colpito dal calore della gente. Il presidente della regione Vasco Errani assicura l'impegno delle istituzioni perché, superata la prima fase dell'emergenza, si possano ricostruire anzitutto le scuole. La civiltà di un popolo si misura infatti da come rispetta i bambini e gli anziani. Poi le abitazioni, i luoghi di lavoro e i luoghi della fede e della cultura che segnano così profondamente la nostra identità. Il cardinale Carlo Caffarra, nella sua qualità di presidente della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna, ha ringraziato il Papa per i tanti segni del suo interessamento e della sua solidarietà, rimarcando l'eroica testimonianza di condivisione dei sacerdoti delle parrocchie colpite. Il cardinale ha sintetizzato lo stato d'animo della gente con le parole che il piccolo Elia gli aveva detto pochi giorni prima a Renazzo: ci sono tante crepe nelle nostre case, ma nessuna nei nostri cuori. Pur così duramente flagellato, questo popolo sta ritrovando un'unità più vera e più profonda. Il cardinale ha anche ricordato le parole di speranza di Giovannino Guareschi, il più emiliano di tutti gli scrittori, attraverso l'indimenticabile figura sacerdotale di Don Camillo dopo la famosa alluvione. E ritornerà a splendere il sole. E se alla fine voi avrete perso ogni cosa, sarete ancora ricchi se non avrete perso la fede. Dopo il breve discorso di Benedetto XVI, alcuni rappresentanti dei fedeli, dei parroci e delle istituzioni hanno potuto avvicinare il pontefice. A rappresentare i parroci della diocesi petroniana, Monsignor Stefano Guizzardi, arciprete di San Biagio di Cento e vicario pastorale, al quale il Papa ha voluto assicurare la sua preghiera per le comunità colpite.